siamo dati Gesù e Maria. Due piccole riflessioni su queste letture che abbiamo ascoltato, il brano evangelico che abbiamo appena letto, un brano abbastanza famoso, quello dell'indemoniato gadareno, con questo esorcismo un po' appariscente che fa Gesù, permettendo a questa montagna di demoni di andare dentro questa mandria di porci e poi si buttano di sotto in terra santa. Per chi c'è stato, proprio a ridosso del lago di Galilea c'è proprio il luogo dove si commemora questo segno forte fatto da Gesù. Questo è un segno che ci ricorda non soltanto la verità di fede dell'esistenza del diavolo, e anche che purtroppo alcuni nostri fratelli e sorelle anche oggi patiscono queste cose bruttissime che sono le azioni cosiddette straordinarie del demonio, che necessitano proprio di un intervento esorcistico, che sapete nella Chiesa può essere svolto attualmente soltanto dai sacerdoti che hanno esplicito mandato da parte del Vescovo di occuparsi di queste cose. Però l'episodio che abbiamo ascoltato, secondo Gebade della Chiesa, si presta anche a farci capire qualche cosa che riguarda anche la vita comune, quindi non l'azione straordinaria del demonio. Cioè, qualche commentatore ha scritto: perché Gesù ha permesso ai demoni di andare nella mandria dei porci? Che cosa rappresenta questo animale nella vita comune e soprattutto anche nella Bibbia? I suini, i maialini purtroppo sono animali molto molto sporchi, insomma, no? Perché sono proprio poverini, insomma, loro non lo sanno quello che fanno, ma insomma si avvoltano in una maniera proprio abbastanza brutta, e sono simbolo, secondo i commentatori, dei peccati di lussuria. Sapete che la lussuria è quel vizio che degrada, abbassa e sporca profondamente l'uomo, no? Allora qualcuno ha detto: forse questo è indemoniato, perché gli esorcisti dicono che chi esagera, chi si avvoltola proprio in maniera barbara in questo vizio, proprio attira la presenza del diavolo, e in alcuni casi può addirittura sorgere una possessione per chi si è proprio fognato di brutto in questi brutti vizi. In ogni caso, per questi brutti vizi che oggi purtroppo vediamo così tanto dilagare in giro, dobbiamo stare alla larga come dalla peste, perché non è che un lussurioso è automaticamente indemoniato, ma sicuramente un lussurioso è automaticamente impuro, e lussuria ci porta dritto a dritto alla morte dell'anima, come la Chiesa ci insegna. E anche se oggi purtroppo molti sembrano crederci poco, sappiamo tutti quanti insomma che quando una cosa è vera e dalla Chiesa è stata sempre insegnata, rimane vera anche oggi. Ecco, quindi ci teniamo da questo episodio del Vangelo, attenzione, il nesso che il peccato impuro è un peccato diabolico, il demonio soffia, ecco, per macchiare l'uomo con l'impurità e per portarlo alla rovina spirituale attraverso questo brutto peccato. Nella prima lettura del profeta Amos abbiamo invece ascoltato un'altra, diciamo così, esortazione, un'altra raccomandazione. Il profeta diceva, Amos ha scritto in un contesto storico in cui c'erano tantissime ingiustizie gravi da un punto di vista sociale, specialmente i gravi peccati dell'oppressione dei poveri e della frode del giusto salario agli operai, che sono cose molto molto antiche. Amos si scaglia soprattutto contro le persone, che c'erano anche quei tempi, capite che nel 7-8 secolo avanti Cristo gli israeliti erano abbastanza religiosi, ci andavano nel tempio, oggi diremmo ci andavano a messa, ostentavano le preghiere, però c'era gente che andava al tempio, ostentava le preghiere e poi aggrediva e maltrattava la povera gente. Allora qualche profeta, quindi non lo fanno soltanto oggi alcuni vescovi, ha detto: scusate un attimo, cercate il bene e non il male se volete vivere, e così il Signore degli eserciti sarà con voi, come dite, ma odiate il male e amate il bene. E poi continua a dire, riferendosi alla contraddizione, no, da una persona che frequenta i luoghi sacri e poi tratta male il prossimo, dice: guarda, qui parla a nome di Dio, io detesto, respingo le vostre feste, non gradisco le vostre riunioni, se mi offrite olocausti non gradisco i vostri doni, le vostre vite non le guardo proprio. Capite? Ecco, oggi questa cosa è un po' meno diffusa, però un pochino c'è, capite? Ecco, si chiamano i... Voi sapete che generalmente si dicono che ci sono i credenti non praticanti, no? Quindi quelli che dicono che credono, ma non frequentano mai la liturgia, la preghiera, queste cose qui, no? C'è una minoranza, a volte erano di più, oggi sono pochi, che sono quelli praticanti non credenti,
cioè quelli che riducono la religione a qualche pratica, vado a un cielo, che mi taci dalla coscienza, e poi però la mia vita è lontana dalla legge di Dio. Questo non si può fare, capito? Questo è, come dire, l'incarnazione dello spirito del fariseo. Tante volte anche il Papa suona su questo argomento, no? Perché la vita, noi dobbiamo stare vicini al Signore, dobbiamo pregare, dobbiamo stare vicini ai sacramenti, ma perché? Perché stare vicino al Signore mi aiuta e mi santifica perché io possa vivere da santo. Voi sapete che un tempo, quando finiva la messa, io non uso mai, non dico mai la fine della messa, la messa è finita, andata in pace, che era la formula più comune, perché è una traduzione sbagliata, perché in latino è ite missa est, cioè andate alla messa è, cioè tu sei venuto qui ad adorare Gesù che ha rinnovato il sacrificio sulla croce, si è offerto il sacrificio per noi, ci ha amato fino a questo punto, è stato santo agli occhi di Dio. Beh, quando esci da qua, lui non è che la messa è finita, cioè chiudo la porta e ricomincio a fare come mi pare e a vivere anni luce lontano dal Vangelo. Allora io uso sempre altre formule, d'accordo? A meno che non rimetto la messa in latino, se rimetto la messa in latino va benissimo, insomma, perché ce ne stanno altre, consentite, perché quella è fuorviante, perché sembra come se tu stai autorizzando la gente che esce dalla chiesa e si scrolla tutto di dosso, illudendosi. È vero che oggi molti hanno perso l'importanza del terzo comandamento della vicinanza, no? Ma bisogna ricordare anche che non è un option, che è importante, ma è vero che purtroppo c'è anche chi riduce la vita cristiana a questo, cioè che tu devi fare la comunione, magari sono 10 anni che non te confessi, poi esci dalla chiesa e la tua vita non ti dice, ma che fa? Cioè è meglio che te che state seduto e fatta, che dire, ecco, occorre avere questa attenzione. Concludo con un riferimento a una coppia che sta in prima fila, che sono Luigi e Anna Maria, speriamo che hanno già memorizzato i nomi, ecco, che non sono di questo luogo, ma sono una coppia che ha celebrato 25 anni fa il sacramento del matrimonio in questa chiesa e un gesto di riconoscenza, certamente di amore verso il Signore, ha gradito di tornare qui a rendere grazie al Signore. Io adesso, dopo la breve pausa di silenzio, dopo l'omelia, mi recherò da loro. Ringrazieremo il Signore, benediremo le fede e accompagneremo con la preghiera questo giorno di festa, che è un giorno importante, dico sempre le stesse cose, perché specialmente oggi mantenere gli impegni nel tempo, dove tutto è molto molto soggetto a repentini cambiamenti nel nostro mondo, diventa sempre più complicato. Sia per le preti c'è il 25esimo e il 50esimo, perché ci devono arrivare con loro, insomma, gli obiettivi, è sempre molto importante. Ecco, si portano certamente tante cose nel cuore, ringrazieranno il Signore e noi lo facciamo con loro, e augurando che possano andare felicemente avanti in questa vita matrimoniale. Se più vuole, facciano il 50esimo. Ho conosciuto gente che ha fatto anche il 70esimo di matrimonio, quindi come si chiama, diamante e platino, 80esimo, ancora non ho conosciuto nessuno, insomma, ecco, però l'importante è rimanere saldi nella fede e che possano dirsi, ho letto qualche giorno fa, non so se una coppia che ha incontrato il Papa, non mi ricordo, no? Che credo che era una coppia che ha incontrato il Papa, e che proprio ha detto, ci senti un po', ma vi volete ancora bene? Dice che si sono guardati, erano anziani, con le lacrime agli occhi, ci siamo innamorati come il primo giorno. Oh, quello sarebbe proprio il top, ecco, lo amo a Luigi e Anna Maria, ecco. E che il Signore vi benedica e la regina della famiglia possa accompagnare il prossimo del vostro cammino. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.